Cioè, alcune sì, vedo che capiscono la mia ironia e si fanno una risata, altre la vedono sempre con un pizzico di malizia e non va bene. Io commento da telespettatrice, no? La puntata di Uomini e Donne, e quello che mi viene da dire. Non commento assolutamente Andrea come corteggiatore, perché comunque quelle sono scelte di vita. Lui ha deciso di scegliere di corteggiare Mara, è una scelta e fa bene a farlo, insomma. Quello che mi stupisce, ironizzo su la figura di Mara, cioè nel senso, ho visto le scorse puntate e ho sentito che lei cercava comunque un uomo per fare famiglia, una cosa del genere. Mi sembra assurdo il fatto che lei vada a chiamare una persona appena uscita comunque da un'esperienza abbastanza forte, da una frequentazione che seppur finita da un mese e anche più di un mese, però comunque la trovo un po' poco sensata come cosa, no? Però, cioè, ecco, mi viene da dire solamente questo. Alla fine poi chissà, magari si piacciono veramente, scoppierà l'amore, staranno insieme e non possiamo saperlo quello che succederà. Quindi magari sarà un grande amore. Chi lo sa? Comunque, ragazzi, nel frattempo io leggo, però mi faccio le mani, perché non ho il tempo. Volevo parlare con voi, però non so, ve l'avevo già detto che io in casi di emergenza, quando proprio sto messa malissimo, tipo oggi, mi sono fatta un po' la manicure, però ho questo smalto peel off che è fantastico. Praticamente in tipo 10 minuti, quando sto disastrata, mi faccio le mani e sono pronta per uscire. Stasera mi metto questo qui in rosso. Però io ascolto, cioè vi leggo. Oggi mi hai risposto, sì ragazzi, allora io vi giuro che quando posso rispondo a tutti.